per il Centro America, Sud Pacifico, 78, 79, 80, che facevano 3 milioni di dollari di nuovo con 95-100 giorni di round trip. Queste navi erano stivate benissimo, e qui il capo stivatore era Mimmo Guelfi, grandissimo comandante, che andava a bordo. Se mi ricordo una volta che poi si lamentava invece un altro personaggio, che era Gennaro De Angelis a Barcellona, che era il rappresentante di Lauro, e lui aspettava la nave, ma la nave arrivava sempre piena. E una volta arrivò con dei tubi dell'ATP di Brescia, che andavano in Colombia per fare. E allora questi tubi avevano un diametro di 5 metri, e De Angelis si inventò una cosa grandissima: lì c'aveva le furgonette della Pegaso e non sapeva più di dove metterlo, perché c'aveva i tubi coperti. Fartaggiò i tubi e mise dentro ai tubi, cioè, per dire, c'erano delle professionalità, non erano i contenitori di ore, che ora ci pensa il computer come si stima. Quindi noi veramente abbiamo imparato in quegli anni delle cose eccezionali. E però vorrei dire anche, proprio perché sono stati i miei primi anni, però gli ultimi di Lauro, e io nell'81, insieme a Lini, insieme al dottor Rovai, che del Lini forse lo ricordi, facemmo i conti, perché erano venuti, e le linee di cui noi ci occupavamo, i traffici di linea, fatturavano 110 milioni di dollari. Eravamo su tutti i continenti, e l'utile netto certificato da Lini era del 18-19% soltanto sulle linee. Certamente avevamo il dramma semmai di dei noleggi che in quel momento erano a terra su altre cose, però Lauro dimostrava che quando impiegava le navi, come diceva Andrea, poi era capace invece di fare 3 milioni di dollari sul round trip del Centro America sul Pacifico, anche sull'Africa occidentale, che è stato l'ultimo dei traffici di linea che Lauro ha fatto. Allora,